che anche in questa edizione ci saranno riprese queste tematiche in convegni, nei workshop Sì, la di cui prossima è edizione disseminato. dell'Italia è la Sì. 65esima. L'Italia è sempre stato itinerante, però da 5 anni ha scelto Torino proprio per le sue caratteristiche come sede permanente. Lì è proprio nata la radio e la televisione e con anche le istituzioni culturali, il Teatro Stabile, il Museo del Cinema, l'Università, il Politecnico, sicuramente si costruisce un contesto di approfondimento molto, molto più forte e sarà anche per l'Italia con giurie sono tutte internazionali, ma ci sarà una giuria degli studenti italo-inglese Ah. che affianca quindi, gli studenti e i professori, cioè già, sono già in corso i laboratori con degli scambi proprio come dire, di formazione, per cui sarà veramente molto interessante. Quindi sono entrati e sono protagonisti anche i giovani e noi attraverso proprio le categorie dei programmi su internet e sul tablet siamo come dire, molto, molto avanzati, molto aggiornati, per cui questo è materia non solo di concorso ma anche poi di studio. Avremo un convegno sul giornalismo multimediale, appunto. Sì. Qui verranno da tutto il mondo, avremo anche questo incontro, come dicevi prima, appunto con Torino Spiritualità e la settimana del Social Week, che a me non sembra per niente un fatto, come dire, difficile e incomprensibile, anzi a me sembra totalmente ovvio e naturale, proprio perché dal punto di vista della comunicazione delle tecnologie, noi viviamo ormai immersi nel mondo di internet. Cioè, Sì. i nostri premi riguardano anche programmi su internet, ma da molti anni, dal 98, quindi pensate un po' da quanto tempo. E per quanto riguarda i contenuti, noi abbiamo proprio in particolare le categorie dedicate all'arte, alla musica, al teatro, e quindi in questi linguaggi ci sono contenuti anche, ci sono veramente dei capolavori dello spirito, e quindi viene assolutamente naturale questo connubio. E il bello del Britannia, per quello devo dirlo, è molto stimolante lavorarci, perché si parla di tutto, proprio dal tablet alla grande opera come quelle che ha presentato Andrea Anderman in questi anni, nata per la televisione, nata in diretta e che ha portato dei capolavori di Verdi a una platea di milioni di persone. E poi nella rielaborazione e nel montaggio a dei veri e propri film che noi abbiamo proiettato su grande schermo e con l'audio Dolby e in alta definizione, ed è un'altra vita ancora, perché il bello di questi lavori, di queste opere che io considero assolutamente opere d'arte televisive, è quelle di avere tante vite, tanti modi per essere godute non solo nel piccolo schermo, ma anche nei teatri, ed è stato veramente emozionante vedere, per esempio, l'anno scorso, appunto, il Rigoletto e rivedere poi la Traviata a Parigi, anche in omaggio a Verdi. Su grande schermo, questi fotografi, come questi direttori della fotografia come Vittorio Storaro, questi Oscar, insomma, danno un incredibile valore Spessore. alle loro opere, al punto che è quasi più emozionante che vederle a teatro, dove uno magari li vede solo da lontano. Insomma, non ha quella freschezza che
per me è stata veramente la scoperta anche del Novecento. Mi ricordo quando ho visto il primo il Don Giovanni di Losey, per me è stata una vera rivoluzione, ecco, vedere il Don Giovanni di Mozart in un film ambientato nelle ville venete. L'ho trovato una cosa strepitosa, ecco. Così come vedere l'Odissea reinventata da Bob Wilson a teatro con la musica, con i video, che con questo senso proprio aulico anche della leggerezza, veramente una vita nuova, un'arte nuova che finalmente si è affermata.